Ieri, martedì 7 aprile, è ricominciata la didattica in presenza. Oggi, mercoledì 8 aprile, riparte il progetto Scuole Sicure, il terzo ciclo di screening con tamponi negli istituti scolastici voluto dal Comune di Pesaro, che riparte dalle scuole medie. Qui siamo alla scuola Gaudiano, nel centro storico di Pesaro, dove tanti bambini oggi si sono sottoposti al tampone rapido. È il terzo screening che ripetiamo nel comune di Pesaro, riguarda gli istituti secondari di primo grado e di secondo grado. Qui in questi giorni siamo alla Don Gaudiano e stiamo tamponando le prime medie. Domani e domani l'altro ci saranno i tamponi per i ragazzi di seconda e terza media. Poi la prossima settimana si partirà con le scuole superiori. È un'operazione nella quale ci crediamo perché è la dimostrazione che a scuola si può stare in sicurezza e si può continuare in sicurezza se viene fatta se viene fatto costantemente lo screening. Soddisfatti dei riscontri di partecipazione? Sì, siamo soddisfatti, c'è stata grande attenzione, grande sensibilità da parte dei genitori e degli stessi ragazzi e questo penso che sia la strada giusta per poter andare avanti, quindi serve grande responsabilità e cerchiamo di riprenderci i nostri spazi come in questo caso che è la scuola. La scuola Gaudiano è alla terza tornata di screening e questo terzo screening ci vede impegnati in 3 giornate, suddividendo le classi da oggi a sabato e il dato di adesione è del 60%, dato che ho appena verificato, un dato assolutamente interessante, anche se nelle mie aspettative avrei voluto vederlo più alto. E altro dispiacere di questa tornata di screening, non è stata offerta al personale la possibilità di sottoporsi. Questo sicuramente nel pensiero che buona parte degli insegnanti e degli adulti insomma, abbiano già iniziato il percorso vaccinale, però personalmente sarebbe stato utile secondo me testare con il tampone rapido anche gli adulti. In questa occasione sono solo gli studenti a essere sottoposti. Tamponi rapidi alla Don Gaudiano, così come alla Dante Alighieri, alla Olivieri, alla Manzoni, alla Leopardi, alla Galilei e alla Pirandello. Questa è stata la mattinata dedicata alle prime medie. Le giornate di domani e di sabato saranno invece dedicate alle seconde e terze medie, il tutto attraverso una organizzazione che si basa su una struttura mobile coordinata da Croce Rossa, Protezione Civile, ASPES e Onlus Gulliver. Sicuramente è un'azione importante anche per dimostrare la collaborazione che c'è fra scuola intesa come scuola pubblica statale e l'amministrazione locale proprio in questa gestione della tutela della salute sicuramente.